Sono qua davanti al negozio Photo Gregor di Colonia. È un negozio storico che ha già compiuto oltre 40 anni. Qui ci sono tutte le novità. Non c'è però la nuova Panasonic, la G80, che viene presentata proprio in questo momento in Photokina, la più grande fiera della fotografia a livello mondiale. I nostri inviati Donata Basile e Marco Losito ce la raccontano. Si allarga la famiglia delle fotocamere Panasonic. Accanto a me c'è Gabriele Lucherini di Panasonic Italia. Cosa ci offre questa nuova Lumix G80 e a quale pubblico si rivolge? Sì, è un piacere parlare di questa nuova macchina. È una macchina che offre dei miglioramenti sulla gamma G. Noi abbiamo questa fascia, a seconda del tipo di prodotto, c'è la GH, la GX e la G. La G che è quella che ha proprio il look simil reflex, e migliorando la G7 ci alziamo di livello. Offre molti miglioramenti, soprattutto sotto il profilo della versatilità, l'ergonomia d'uso, che poi magari vedremo un pochettino più nel dettaglio, e si rivolge a un pubblico ovviamente di chi vuole una macchina dalle prestazioni interessanti, ma vuole comunque una macchina compatta, sufficientemente leggera, sufficientemente, come dicevo prima, versatile negli usi soprattutto esterni. Parliamo nel dettaglio delle novità introdotte e magari cominciamo con le novità sul design. Sì, non ci sono, come si può vedere, non ci sono degli sconvolgimenti rispetto alla nostra classica linea G, ma hanno prestato molta attenzione all'aspetto anche ergonomico, i nostri ingegneri e i nostri designer. Per esempio sul grip che alcuni hanno lamentato nella serie precedente nella G, che il grip era troppo pronunciato, quindi con un'ottica un po' grossa si aveva difficoltà nell'impugnatura. Invece in questo caso è stata ridisegnata completamente ed è decisamente ergonomica. Il design anche ha voluto essere un pochino più aggressivo in quello che riproduce un po' il pentaprisma, no? questa gobba superiore. Sempre due ghiere anteriore e posteriore per il funzionamento, mirino OLED, monitor completamente orientabile sotto tutti i punti di vista, e un'altra novità che introduciamo, che non avevamo su questa fascia di prodotto, è il battery grip, che introduce non solo il vantaggio di avere una notevole autonomia decisamente superiore a quella della macchina in sé, triplicando praticamente il numero di scatti, ma dà tutto un'altra modalità d'uso, no? Quindi con la riproduzione delle due ghiere e anche del pulsante di scatto sulla parte anteriore. Inoltre la macchina è, come diciamo noi, splash proof, cioè resiste alle intemperie, ed è abbiamo ridisegnato anche il corpo macchina con una parte notevole in lega di magnesio, e questo lo rende anche decisamente più resistente oltre che leggera. Una funzione interessante che è stata aggiunta, che permette di risparmiare molta batteria, è quella dell'autospegnimento del mirino. Già il sensore occhi permette di cambiare, di accendere e spegnere, di passare dal monitor al mirino, ma con questa nuova impostazione io posso scegliere che il mirino si spenga dopo 3, 5 o 10 secondi. In questo modo posso praticamente raddoppiare la durata della batteria in termini di scatti. Ci sono altre novità tecnologiche sia dalla parte foto che video? Sì, alcuni miglioramenti sono stati introdotti rispetto alla G7. E uno di questi miglioramenti è legato proprio alla parte fotografica. È stata studiata una nuova unità shutter dove la parte meccanica è stata notevolmente ridotta. Il movimento della tendina è attivato con questi due potenti magneti, questi solenoidi, che non solo la rendono molto più rapida, molto più reattiva, ma la rendono anche molto, cosa molto interessante, la rendono molto silenziosa. La silenziosità dello scatto è veramente è la migliore nella sua categoria per quanto riguarda proprio la silenziosità del movimento dello shutter. E inoltre il miglioramento dell'unità shutter permette una velocità di scatti, di scatti a raffica non indifferente, mantenendo appunto una bassa
rumorosità. Questo è uno dei miglioramenti che è stato introdotto rispetto alla G7. E inoltre il sensore da 16 megapixel è senza low pass filter, senza filtro passabasso, quindi migliora ulteriormente la risoluzione intrinseca proprio della macchina. Potremmo parlare a lungo anche di altre caratteristiche, ma non abbiamo il tempo di parlarne tutte. Un aspetto interessante in relazione al video è, sempre nel video 4K, che facciamo anche a 30 frame al secondo, progressivo naturalmente, la possibilità non solo di registrare in 422 8 bit sull'SD, ma contemporaneamente di avere anche un'uscita 422 8 bit per un monitor esterno o ed eventualmente per un registratore per poter registrare il filmato 4K direttamente. E poi rimane inalterata la qualità video che contraddistingue le nostre macchine per quanto riguarda la registrazione video, appunto. Bene, grazie. Ringraziamo Gabriele Luccherini e Panasonic e vi salutiamo con il suono silenzioso della G80.